Buonasera, grazie Ammon per i 4 mesi e Gianni per gli 11, quasi un anno, grazie. Allora, scusatemi se vi mangio in faccia, però appena mangiato una focaccella, ma ho mangiato dei noodle piccantissimi, non so se si vede, ho la faccia un po' rossa. Mamma mia, buonissimi, eh. Guarda che faccia rossa. Una roba, amici, ho il naso... Sentite? Stappatissimo. Stappatissimo. Una roba, amici, buonissimi, però... Quelli che vi ho linkato stamattina. Grazie, Homer. Sergattone, 35 con il parmigiano. 36 mesi, ma... ma che aveva fretta. Le si vuole bene, continui così e mi raccomando non si congeli. No, no, per carità. Non c'è rischio stasera, tranquilli. Grazie al Cafone per la sub. Hai trovato la cura per il tuo naso, sei contento? Sì, darmi fuoco. Madò. Buono, eh? Buono, però cacchio. Ve li linko se volete, ne ho comprati 20 pacchi. Linko. Arrivano. Sono buonissimi. Eccoli qua. No, non sono questi. Non sono questi. Non so più. Eccoli qua. Grazie al picciotto a posto per i 4 mesi. Buon salve, signor Gattone. Con le sue live sempre ficcanze in abbondanza, assolutamente, sì, grazie mille. E grazie anche a Danny, 47 mesi gatto. Cosa è rimasto da dire? Continua così gatto, senza esagerare, sei il migliore. Appuntamento di tutte le sere, troppo gentile, però grazie, eh. Ci sono non piccanti? No. Martin! Già 4 mesi, continui così, signor Gatto, che non sa quanta compagnia mi tiene. Sono molto contento, spero di continuare a farla anche nei prossimi giorni. E Minixis per la sub, grazie mille. Rinnovate, rinnovate, rinnovate per Live Train. Oh. Va bene, tutti quelli che va bene. Grazie Erza. Gatto, oggi ho preso il primo 30, speriamo non sia l'ultimo, le si vuole bene. Non sarà l'ultimo assolutamente, perché è mio sub. Grazie mille. Tu devi essere... No, si pronuncia... Perché l'ho già provato, sbieco. E se è il gioco che penso io, mi fa anche abbastanza pena e schifo. Vediamo se è quello che penso io. Confermo. È terrificante. Q, non lo so, o diluendo con più acqua o mettendo meno spizzicheria. Grazie Bruno per i 39 mesi. Sì, esatto, Gabriel. Grazie a Dani Travici per i suoi 5 mesi. Tavolo buono che conosco il proprietario, ma c'è... Leila. E Regil per la subscription, grazie. Ah, sì, mi ricordo. Perché sto riprendendo un attimino... Il mio naturale colore giallognolo. Mamma, mamma, mamma. Voi intanto rinnovate per Live Train che io prendo... Riprendo... Non so, atto del mio corpo. Miseria. Non lo comando, non sudi troppo che ho tutti quei vestiti, mi raccomando. Un grosso abbraccio, grazie mille. Ah...
Ah, sì, mi ricordo. Provato dalla Food Challenge, mamma mia. E Viti, in realtà, è uno dei noodles che avevo già mangiato qualche giorno fa, però l'avevo mangiato nella sua vaschetta. Questa è la versione, non in vaschetta, ma in... in cialdina. Il problema qual è? Che ce n'è di più ed è anche molto più potente. L'altra, anche l'altra sera mi ero bruciato così. Buonissimo. Però in realtà è un piccante che fortunatamente non permane per troppo. Ho finito di mangiare un attimo fa, in realtà, perché abbiamo cenato tardi stasera. Però permane per poco tempo, fortunatamente, e ti lascia un po' copà. Però buonissimo. Ah, Pierrox, grazie per tutte le belle serate che dai. Dopo una lunga giornata di lavoro, continua così e buona ficcanza. Grazie mille, Pierrox, grazie mille. Grazie, Leandra, grazie. Non ho idea, Vals, perché non prendo giochi fisici, soprattutto su Switch. Lanks, stamattina si era al lavoro, quindi si festeggia adesso il superamento dell'ultimo livello di Super Mario. Grazie per la compagnia che fa, specialmente durante lo smart working. Grazie mille, Lanks. Sono molto contento. Domani mattina a questo punto continuiamo con la casa delle mille puttanate. E una volta finita quella, finiamo il gioco con tutti i personaggi. Vediamo se riusciamo a finirlo questa settimana. Sarebbe il primo Mario che finisco al 100%. Un bel twist, che dite? Grazie, Mini. Quindi vuoi davvero rifare quel livello con tutti? Allora, l'unico che mi causerà problemi è Luigi. Luigi credo sia il peggiore in assoluto da utilizzare. Mi fa veramente cagare. No, non è vero. Sono a metà del completamento del mondo castello. L'ultimo mondo del gioco regolare. E Luigi è veramente quel personaggio che per me è ingiocabile. Fa dei salti veramente, veramente di merda. Ma veramente di merda. Uno dei Mario che la merita di più questa completamentazione. Confermo, confermo. Grazie, Piede Lesto. Moriamo di freddo, stasse. Ma va là. Oh, cazzo, sole 21. Vado. Rinnovate. Ah, no, è finito l'hype train. O no? Finito? O siamo passati di livello? Non ho capito, che è successo? No, siamo passati di livello! Buongiorno. Continuate a rinnovare! Daghine! Oh, Luigi mi fa cagare, salta troppo. Miseria, ok. Sto riprendendo controllo della mia lingua. Ah sì, sì, bella gatto, stampante 3D, filamento arcobaleno, ho scoperto l'amore. Volevo una bella stampa DVL del suo gatto. La ringrazio, però mi è difficile poi reperirla. Dovrei aprire una casella postale, lo farò. Quel piccante aiuterà con ti frisa, hai visto che è rosso che sono? Manamana. Ah, non è più piccante. È finito. No, ogni tanto mi torna, ma nulla di che. Perché non si vede? Ah, giusto, aspetta. Non si vede perché l'avevo tolto stamattina. Sì, lo so che il latte crea la patina che toglie la piccantezza, però non voglio bere latte. Siamo pronti? Eravamo entrati in una casupola. Eravamo entrati in un... Vabbè. Grazie Termos per il loro straordinario ride. Mio cugino per i suoi 5 mesi. Ancora auguri Morelli! Auguri! Edixia! Buonasera signor Gatto, terzo mese di noi, la seguo sempre in attesa di laurearmi. Dai che si laurea! Daje!
Allora, eravamo entrati qua. Ed era pieno di roba da scoprire, no? Aspetta che sono un po' allappato, vedo. Mi vedo... mi auto-vedo un po' allappato. Posso rompere? Secondo me, se io rompo qui, questa cassa, dentro trovo roba. Guarda. Think I can use this. Bello. Vediamo il gilet. Allora, dov'è che è il gilet? È qui. Però non credo che... c'è una merda il gilet rispetto a quello che abbiamo noi. Per forza. Questo fa due. No, no, assolutamente azioni. Lo raccolgo. Grazie Gaina. Grazie Gatto per i 3 mesi e la compagnia. La seguo da anni, anche se sono sabato da pochi mesi. Ne approfitto per mandare un ti amo alla mia Giorgina, che ha iniziato a seguire da poco grazie alle mie influenze. Grazie, grazie mille, grazie. Allora, questa braga aveva bisogno di una riparazione. Fatevi i cazzi vostri. Fatevi i cazzi vostri sulla roba che ho trovato o non trovato, eh? Fronzis, salve Gattone. Tra tirocino e tesi mi ero scordato di rinnovare perché sono sempre un po'... Un saluto a lei, Sivettazzi. Grazie mille. Grazie mille. Allora, io... ah, no, non ho freddo. Perfetto, allora mangiamo. No, beviamo più che altro. Bevi. Vagabondo che sono io... Vagabondo che non sono altro. Tutti insieme! Soldi in tasca non ne ho. Fronzis, perché mi esci due volte? Fronzis, grazie lo stesso. Vado. Perché c'ho la fame che mi scende così tanto? Perché mi sono cucciato, mi sembra una stronzata. Ah, sto trasportando troppo peso? Miseria, vabbè. No, lascia. Cazzo, ho lasciato giù anche un fiammifero? No. Boh. Ma lassù mi è rimasto Dio. Niente zucchero, dipende. Ulla, cartuccia per fucile. Sedia metallica, tavolo metallico. Cassa. Scaffale di metallo, scatola di cartone. Accelerante. Cazzo, da un po' che non trovavamo dell'accelerante, effettivamente. Allora, io non terrei una fiamma libera qui. Oh. Oh. Ma io non ci voglio... Ah, aspetta, lo rompo. Non ci voglio andare giù. Una lenza. Vabbè, la raccolgo. Quanti, ragazzi? Laura, un anno magico insieme al gatto, grazie della compagnia delle risate, grazie a lei Laura, grazie a Jaskier per i 35 mesi, alla coppia romana per i 16, un numero sempre troppo piccolo per le risate che ci doni, spunta sempre più in alto la tua... Eh? Ah, si punta sempre più in alto con la tua compagnia, grazie, ma che bei messaggi. No, questo non lo voglio, non lo voglio, e via. Questa è musica drammatica. Sto per morire, qua è finito, sto per morire. Allora, qua c'è... una control room, però col tastierino. Noi non abbiamo il numero. Cos'è questa musica del dramma? Grazie a Dave per i 20 mesi, a Cacciatesta per i 6. Dopo essere rimasto in un lungo periodo di studio, torno a seguirne in live. Buona serata e stia attento all'orso. Ma va là, un orso, una sega, una sega. Qui c'è un ascensore, ma non funziona, immaginavo. Ma cos'è questa musica terribile? Chiara, 6 mesi, grazie per accompagnare le risate. I suoi video e le sue live portano sempre tanta gioia e serenità. No! Sono molto contento di questo. Le posso chiedere una benedizione per l'ultimo esame della sessione? Certo, tantissimi auguri a lei e grazie. E grazie a Turtle, non so che dire, sono troppi. Confermo, 46 mesi sono moltissimi. Grazie anche a Matteo per i 12. Belli che siete, grazie a tutti. Prosta musica del dramma. Cazzoso, sai che roba. Diga. No. Non c'è un foglietto che mi dica... Non c'è niente che mi dice questo, il numero magico. Vediamo qui nel cassetto, magari. No. Lì. No. Qui.
Mid sugar fornaciari. No, io dopo all'appa, all'appa. E niente, quindi devo perlustrare la situazione lì sotto. Ma io non lo voglio fare. Come la mettiamo? Scusami, in che sezione è la... Eccola qua. Arraton, 13 mesi, grazie. Mofole sulla scrivania? Non ho visto delle mofole? Mi stai dicendo che non ho visto delle mofole? Cazzo, non le ho viste delle mofole. Grazie. Strano per un uomo come me non notare delle mofole, soprattutto se di bassa qualità come questa. Si finisce sempre nel basement. Quanto è vera questa cosa e quanto è drammatica la situazione? Allora io vado, eh. Ma scusami, ho fatto rifornisci. Ma ho finito il coso? Sì. Ho finito la benzina. Per chi non lo vedesse, cioè tutti voi, mi rimane metà serbatoio. Meno di metà serbatoio. E sta scendendo in fretta. Ma c'è un morto. Ma dove è un morto? Un manichino, eh. È anche messo così, guarda. Cartuccia per fucile, cartuccia per fucile. Fascio di esca per il fuoco. No, ne ho poco. Mi fa ridere comunque che c'ha gli scarponcini e le moffole, ma mi fa raccogliere solo le cazzate. Mi sta dando veramente tanti colpi del fucile. Va bene, cancello. Sarà. Ah. Ok. Scusami, eh. Trova provviste di medicinali per il vecchio cacciatore. Ah. Ah, giusto. Però non... Cioè, credo di dover andare nella control room. Ah no, ma si apriva la control room? Senza il codice? Ma che stronza... Eh no, è chiuso, giustamente. E mi chiede il codice, che io non ho. Questo qui è un povero coglione, scusami. Vabbè. Thank you. Chi è? Francesca, buonasera gattone. Oggi mi hanno rinnovato il contratto e quindi volevo condividere con lei la chat questa buona novella. Spero in altri rinnovi in modo da poterla detirare altro denaro addosso. Ma grazie, sono molto fiero di lei. Per lustro lo schedario. No. I can always use more patatine food. Che schifo. Vabbè, tira su. Allappano però. Sono secche. Mi serve il codice. E dove sarà scritto questo codice? Non è la scrivania. Ma non sarà qua. Che senso ha? Calzini di lana semi nuovi, attenzione! Ah, 0,5 e quelli fanno 0,4. Però questi mi fanno 1, mi fanno quelli da arrampicata. No, gli shred allora. L'ho visto il biglietto da, sulla scrivania, però non era utile alla causa. Porca troia, ma di qua siamo stati? Ma c'è un mondo di qui, aspetta, fermi, fermi, guarda qua, che cos'è quello? Dei crackers. Però allappano, allappano i crackers. Guarda come allappano. Apro il frigo. Prendo l'uva, l'uva, l'aranciata. Bevo l'aranciata. Mi ero perso. Se rompi fai altre cose con... Ah, ho capito. La lampada accesa mi consuma quando per lustro faccio? Che incularella. Grazie. Non ci avevo pensato effettivamente. Qua è chiuso. E qui non c'è una fava. C'è del pallet, vabbè, non mi interessa. Ok, e di sotto non si va. Quindi andiamo di sopra. Rampuda 39 come il numero di vestiti che indossa ora il personaggio, confermo. Grazie anche ad Anna Chiara per i 10 mesi. Manca poco il primo anno assieme. Confermo. Allora, lì c'è dell'acqua. Grazie. Porta di metallo rotto, scaffale di metallo.
Segaccio richiesto per frantumare. Ah, sì, mi ricordo. Ma lassù mi è rimasto Dio. Aha! Esci dalla diga, segui il fiume, cerca la grotta vicino alla radura con un appostamento per la caccia. Interessante. Mi ha dato un indizio, mi ha dato. Posso vedere la mappa? Non c'è scritto, vabbè. Però mi ha dato un indizio interessante. Aid station. That sounds like what the trapper needs. L'armadietto di medicine della stazione. Ah, serve la chiave, scusami. A parte il fatto che non c'è il lucchetto. E lo vedo benissimo. Però abbiamo rotto tutti gli armadietti con il piede di porco. Perché quello lì no? O si è rotto il piede di porco? Si può rompere il piede di porco? No, eccolo qua. Perfetto, 96%. Blackmore, buonasera, volevo chiedere una benedizione per l'esame di domani, il più tosto della sessione. Allora, tanti auguri tosti per lei e grazie. Grazie anche a Nick. Buonasera, signor Gatto. Ci sono solo 3 mesi di sub, nonostante la si segua almeno dalle live di Super Seducer. Perdoni il ritardo, le si vuole un mondo di bene. Ma non si preoccupi, la ringrazio infinitamente. Allora, di qua non si va. Tavolo da lavoro, cos'è questo? Componenti della radio. Raccolgo così? Uno. No, aspetta. Ma ho fatto? Questi qui non servono? Mica ho capito. Piedi di porco ce l'abbiamo già. Cioè, bastava solo quel pezzo lì? Ah, ok, perfetto. Me l'ha data la quest. E grazie a Yemezuzu. Ancora non ci credo, sia già passato un anno. Con lei il tempo vola. Ma in fondo sono solo all'inizio. Lei si vuole bene, sempre minore di 3. Si copre bene che fuori fa freddo. Ma ho mangiato piccante, quindi tranquilli. Grazie. Rinnovate. Oh no. Le chiavi le posso trovare anche dentro i cassetti? No. Oh, bello, però no. Oh no, rischio di distorsione. Non lo vedo bene la lanterna, vero? Gassosa, lascia. Libro, lascia. No! Posso fare un fuoco qui dentro? No? Posso fare delle torce? No. No, ho sbagliato. Soldi in tasca non ne ho. Santi Dio. Ma lassù mi è rimasto Dio. La seconda lanterna? Non l'ho. No, l'ho shreddata la seconda lanterna. Bengala durano un sacco, sì, però non ne ho tanti. Va sì, dai, crepi l'avarizia, ma sbengaliamo, dai, ma che ce frega. Tanti auguri a te. Sedia. Stavo dicendo, le chiavi le posso trovare anche dentro i cassetti o tanto vale non guardare perché è inutile? I could use this. No, non ho carburante, l'ho finito. Non avete mica risposto, però. Che atmosfera hai visto? Di solito quelle principali sono in vista. Anche secondo me. Ma io non vedo un cazzo. Voi vedete un cazzo? Allora, mi servono 2 chiavi e un codice. E per ora qui non c'è niente. Quindi secondo me dobbiamo scendere. Sono in tasca, nulla. Ah, giusto, c'è un altro piano. Posso andare all'altro piano?
No, vero? Qua non posso andare, perfetto. Andiamo di qui a destra che non abbiamo esplorato. Qui ci sarà roba importante visto che mi fa fare così. E dai! Hope I can still eat this. Però da tanta roba, panno. No, 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 non ce le dare, non ce le dare. Allora, c'è il water qua. What the... E c'è anche un morto. Buongiorno. Buongiorno. Luke Fair, sono 9, come passa in fretta il tempo quando ti diverti, le si vuole sempre bene, minore di 3, grazie mille. Allora, chiave dell'ufficio c'è. Appunto del Forest Talker. Forest Talker da lì, Ok. Un orso, ma l'abbiamo già visto l'orso. Kit di emergenza. La pistola. C'è uno scontrino qui. Bengala. Sì, no, volevo la pistola. Tanto ormai abbiamo il culo pesante. No, non prendere tutto. Farti un sorso dalla roba che abbiamo in tasca, per l'amor di Dio, che siamo già belli pieni. E vai, un po' di acqua, buonissima. Marchetto, 13 mesi, si diverta. Anche lei, grazie. Allora, non male, abbiamo trovato la chiave dell'ufficio. È un morto, ma di quello ce ne frega anche poco. Mangio la barretta, anche se allappa, Vicolis, a lei, grazie. Tanto così non rischiamo di farci male, no? Se non cadiamo, non ci pesa più di tanto lo zaino. Ma che drammatica sta musica, mamma mia. Olè, eccomi qua. Pila di giornali, frega cazzi. Floppy, libro, pila di giornali, scaffale. C'è un'audiocassetta. Sarà gli 883? Oh oh oh, chiave della maledetta e medicine. È perfetto. Manutenzione. Le cose che non vanno nel sistema elettrico, perciò tenetelo d'occhio. È l'unica. Ok. Sarà una lunga camminata prima di tornare in sala controllo. Ok. Cassaforte. Niente. Allora, 56. E poi una roba proprio dopo il 30. No, non era poco dopo, sì, il 31. Pianino, non ti pareva. Boh. Could end up being useful. No. Me ne stanno andando tanti di questi. Ok. Aia. Non bene questa cosa qua. Allora, ho un piccolo problema intestinale, ragazzi. Io vi devo abbandonare per qualche istante. Perdonatemi. Grazie di Spico per la sub. Scusatemi tanto. È che il piccante credo abbia preso l'ascensore. Arrivo al volo.
Ah no, ok, pensavo di essermi bloccato, scusate la mia faccia. Grazie Beauty per i 4 mesi! Ah. Scusatemi, c'è stato proprio sto momento incredibile.
Cosa ho fatto, Gabri? Grazie a Peppe. Buonasera, gatto. Ho trovato tempo per innovare nel mezzo dell'assemblaggio di una stampante 3D autocostruita. Tra impegni vari la seguo nel frattempo del montaggio. Un saluto ancora a lei e buon gioco. Grazie mille e buon montaggio. Grazie a Depo per i 40 mesi. Allora. Ci siamo. Andiamo via diritti, che qua abbiamo fatto questo. L'importante è che si sia liberato. Secondo me... Non ho finito, però per ora sì. Allora, eccolo qua, provviste mediche, pesano zero. Perfetto, abbiamo fatto. Very strong. Il genere di droga che dà assuefazione. Ok, riportiamo vicine prima che muoia. Ok, perfetto. Poi fucile sulle scale. Ma dove, ragazzi? Non ho visto mica un cazzo. Qua? Di sopra? Scosse di assestamento previste a breve. Sotto. Grazie a Trafalino! Tantissimi auguri, tantissimi. Chiedo una benedizione. Scusa. Per un esame molto importante di domani mattina. L'ultima volta mi ha portato fortuna. Tanti tanti auguri, Trafalino. Non è una scopa. Più giù? Ma io non ho mica visto un cazzo, Il codice, effettivamente il codice ci manca. Ma quale fucile, ragazzi? Questa è una scopa. Gigaz, quasi Nelicrist. Mi spiace, me la recupero in pasta perché questo gioco mi piace da morire. Fa bene, grazie. Grazie anche a Dalprixius per la sub. Ma va là, va là. Orbi. Non abbiamo trovato il codice comunque. Che poteva essere una roba interessante. Però non ho. Ho quasi finito il bengala. Wow. Control room. Looks like this thing isn't opening unless I can get the power working again. Ah, vedi che comunque andava riattivata la corrente, giustamente. Ma io come faccio a riattivare la corrente? Ce l'ha scritto da qualche parte? Turbine. Una cosa alla volta. Ah no, prima devo tornare dal vecchio, giustamente. Torniamo dal vecchio, allora. È una diga idroelettrica. Ho capito io, però... Che ne so io di come avviano la corrente qua. Avvio il motore. Oppure piscio per far girare la palla. Non ho idea. Ma perché pure notte? Ma se io dormo, il vecchio muore? No, secondo me no, è scriptato. Sai che c'è... Vado a dormire nella casa di campagna lì in Canada. Casetta in Canada. Manca tanto così al bengala. Capito? Vabbè, vabbè, ma vado qua alla casetta. Anche perché figa è notte e anche vaffanculo. Non è la casetta che mi aspettavo. Ma non c'era il letto? Non ce n'era una con un letto? Di qua? Ricordo male io? Forse questo? Sì, lo so che è un sacco a pelo, ma in una con il letto di solito c'è anche la... il calorifero. Ecco qua. Non c'è il calorifero. Bella merda. Strano, però. Oh, vabbè, sti cazzi, dormo.
No, no, è vero, dentro non serve il fuoco, volevo cucinare. È che mi sa che non è che niente da cucinare, quindi va bene così. Ok, buongiorno, che ora è? È sole, cazzo, è mezzogiorno mi sa. Rischio di distorsione qua, ma non ti preoccupare, ci beviamo una bella Fanta. Che di prima mattina una bella Fanta, secondo me, spacca. Poi il Stacy's soda. E patatine, patatine fenomenali di prima mattina, al gusto ketchup, la morte è sua. Micidiale. Bevo un altro po' di coso, così mi sono quasi fullato. Ah, lì, bellissimo. Ah, beh, guarda, questo è quasi scaduto. Vuoi non mangiarlo? Ma mangia, anche se allappa, non è un problema. Oh, stiamo benissimo. Cibo per cani polveroso. E te lo lasci lì. Colazione campionissima. Va bene. Buongiorno. The Russoman, 9 mesi. Grazie mille. Posso ricaricare anche questo? Bel bussolotto, non si sa mai. Boh. E allora seguo di nuovo la rotaia fino a casa. Facile, facile. Come bere un bicchiere di vino. Ma che bella giornata, hai visto? Va là, va là, che bello. Me ne vado, me ne vado, me ne vado ad Amsterdam. Devi seguire il fiume per trovare non so cosa? No, perché? Che devo trovare per il fiume? Oltre a una gamba rotta perché porto troppo peso e il fiume è ghiacciato. Ma è un posticino carino, eh? Guarda che bello, a me piace un sacco. Mi piacerebbe un sacco vivere in montagna. No, Under, te ne sei persa più di... No, una, sì, ti sei... No, più di una live ti sei perso, sì. Si svolti un po', altrimenti quando arrivo sarà morto il tipo. Perché? Il momento zucchero, perché? Ah, lo dico anche a voi della sera. Che bello il cadore. Dai, quasi quasi. Però non so se c'è la fibra, quindi non credo. Per quelli che si sono persi la live di stamattina, ieri sera uno in chat è stato kickato da Jules perché aveva citato zucchero. Adesso non mi ricordo chi era. La citazione a zucchero era: sesso orale, rock and roll. Tu lo sai quello che ci vuol, ok? Dalla canzone 13 buone ragioni. Ah, ecco, 13 buone ragioni. Ok, ecco. Grazie a Lake Jack. Salve gatto, glielo dico solo a lei. Alla fine sono riuscito a licenziarmi e è andato tutto per il meglio. Tra un mesetto trasferimento a Milano a tutta mirra. Un saluto Lake Jack. Ha fatto bene 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 bene. Se si sente meglio. Allora, in realtà Zucchero nel suo brano 13 buone ragioni non dice sesso orale rock and roll. Dice sesso, rane e rock and roll. Lo so perché ieri ho ricercato la canzone col testo per mandarlo screen a Jules. Dice rane. E come faceva notare giustamente Gabriel stamane, era per non dire sesso, droga e rock and roll, rane. Suonava meglio, probabilmente, non ho idea. Preferisco la versione del nostro amico chiccato. Pensate, ma... l'ho sempre cantata sbagliata, eh? E ci stava perfettamente. E poi che lui si mangia le parole, che canta tutto così, tutto, che c'ha una patata in gola, ma c'ha anche il tono alto di voce, no? Allora parte tutto così, che c'ha la bozza, ma un tono altissimo, Zucchero, guarda, oh, non si capisce niente. Ah, sì, mi ricordo. Grazie a Vignoni, siamo 5 per Twitch, ma è un anno oggettivo che la vedo. Ok, perché oggettivo? Il termine è strano da utilizzare.
Posso anche io una benedizione per trovare una casa e un lavoro fuori Roma? Se riesco a trovare entrambi, a Fregene le faccio 1000 disegnetti. Ma tantissimi auguri a lei, tantissimi. Tantissimi, sì. È così che canta Zucco. Ah, ma come lava! E quello era anche di Mero, era. Bestia, che scarpinata qua, eh? Ma non chiedere se ha visto cose Gabriel a Luke, che lui è sempre di spiaggia. Confermo che non ha niente di fibra. Sì, però non scrivere in caps. Fregene, che co... Fregene? Fregene? Ma che cazzo cambia? Che posto è poi? Chi lo conosce? Cosa ne so io? Ma non ho capito. Ma io vengo a da voi a dirvi che pronunciate male le regioni nostre? Ma fatevi i cazzi vostri, scusatemi, eh. E fuori Roma. Ci sono stato una volta e cosa ne so io? Au! E che ne so come si parla degli accenti, le cose. Fregene! Così? È meglio? Non lo so. Grazie a Masef per i 5 mesi. Ma cosa ne dovrei sapere io? Fregene? Fregene. Fregene? Andiamo a vedere la magica. Sessorane. Okay. Dai, quanto ci vuole qua? Zona delle ciappole. No, allora arrivo fin qui e poi... Il problema è che porto troppo peso. Ho paura di scapussare. No, forse posso tagliare di qua. Però devo stare attento. Ah, dite che mi posso beccare una tagliola nella gamba? Beh, nel braccio è difficile. Vediamo. Ah, vedo dei legnetti, però tranqui. Insomma, sono già le 9:40? Miseria. Ma servirebbe una musica di sottofondo. È un po' di sottofondo il gioco, non ce lo dà. Ci dà questo effetto di carabattole nella schiena che è ottimo. E anche il rumore della neve mi piace molto. Però qualcosa di... Che è la famiglia Adams, tra l'altro. Non so perché mi è venuto... Bah, è un sottofondo che mi piacerebbe avere nei boschi. Mi è venuta non so perché. Ha fatto pure la strada all'andata e le ha evitate. Ma non ne ho proprio viste, ma si vedono? Boh, zona delle trappole, mi sembra una cazzata. Per carità, a me fa piacere essere nella zona delle trappole e non becco le trappole. Ah, sì, mi ricordo. Ghost! Au! So 5! Grazie. Attenzione, partita dalla musica. Però io di qui non riesco a svalicare. Provo a fare la circumnavigazione. Sperando che si possa. No, allora, svalicare posso svalicare, ma sto portando troppo peso. Di poco, dov'è? Ecco qua, vedi? 1,3 kg in più. E ho paura di farmi male, per questo che non voglio svalicare. Quando parli in romano sembri la scimmia del Crodino. Ti dirò, lo prendo come un complimento. Cos'è, un barattolo? O un legno? Non lo so, ho paura. Magari è una trappola. Falcus, buonasera signor gatto. Dai che siamo quasi arrivati al compleanno. Dai, manca un mese, grazie mille. La faccia della circumnavigazione.
Ah, è corteccia. Ok. Serve per il fuoco. Tutta troppo veloce, ci sono anche mine anti-uomo. Ti immagini? Click. No, no, volevamo l'accompagnamento musicale. L'abbiamo avuto. Mi aspettavo qualcosa di un po' più... col trombone. Un bel corno. Mi piace il suono del corno. Bello. Aspetta, qua riesco a svalicare. Attenzione, Pian. Pian. Aia, mi è venuta fuori la barra rossa. A posto, a posto. Siamo passati, siamo passati. No, aspetta. Devo procedere di lì. Porco cane. Allora, andiamo su. Con attenzione e gusto. Ma quella è la casa del vecchio? No, è sulla sinistra. Ah già, è vero che lui c'aveva la casa in un posto del merda. Pianino, pianino, pianino. Che qua siamo in discesa. Vedi che si è acceso il rosso. Ok. Ma anche nel gioco, credo, Nici. Infatti si poteva raccogliere. Ah no, eccola la casa. Hai capito? Mica è scemo lui. Si è fatto la casa sopra la roccia di re. Così l'orso non gli rompe i coglioni. Tanto io mi aspetto un attacco dell'orso prima di arrivare alla casa. Così a sorpresa. Arriva con la carrà. Ah! Mi fa la carrambata, mi fa, te lo dico io. E invece... mentre entri... No! Trovo... apro la porta e trovo l'orso sotto le coperte col cappello. Avvicinati, Mackenzie! Sono io! Vieni più vicino, non ti vedo bene. Eccolo qua. Ah, così? Entro, siringa, via. Pliff, già fatto? Oh, shit. Sì, ma... oh, that's smart. Ma che cosa gli ho messo? Dell'adrenalina? Che salto ha fatto? You're pretty banged up. You're probably a bit delirious too. I just gave you a shot of some heavy antibiotics. Okay. Might feel funny for a while, but ti faranno bene. And you're gonna need some time to recover. Time? Non abbiamo tempo. We don't have time. We need to get a message out. Vai. Messaggiamo. Message. You mean to your friend, asking for medical help? No. Never mind that. Attenzione, vedi, c'è un segreto più importante che non ci ha voluto dire prima. Let's see if the parts you brought back are any good. Che tra l'altro c'erano un sacco di componenti, ne abbiamo preso uno. Magari era l'unico che non gli serviva. Sta scrivendo una letterina. That's a military shortwave, isn't it? Che risposta è? I know a bit about radios. That's not like any surplus I've ever seen. Ma come? Fatti i cazzi tuoi, non vedi che sta lavorando con fatica? Parts look fine. Il problema della radio deve essere più complicato. Non sono i componenti, quindi. L'antenna? What could it be? Something to do with the power. Fuses. Transformers, maybe. Ah. We have bigger problems to deal with first. Ok. Hunting us. Ma non è vero? He's a smart old bastard. Ma non è vero? Ma che cazzo dice? Sono andato e tornato senza problemi. Eventually, he'll either get us or starve. Sì, ho capito. Se l'hai studiata l'orso, ti aspetta. Ma vai a cagare, dai. Stai delirando. Metti... come, aiutami a mettermi. Ma arrangiati. Help me back to the bed. Prima fa tutto l'arzillo, adesso sta male. Ma va là, va là. Oh no, i dialoghi, che palle. Dai, dimmi. The dam was pretty busted up, like you said. Place was cracked open by the quake years ago and never recovered. Mm. Was already half dead at the time.
Meaning? The dam dates back to the 60s. Industrialists from the mainland wanted to use it to power a mining town he was planning to build. But the bottom fell out of the price of coal, and he had to abandon those plans. Some fool tried to get it running again in the 80s. But then the forest talkers got involved, and that was the end of it. Okay. Pretty sure the quakes finished the job once and for all. Quindi non funziona. What's this unfinished business between you and the bear? Ah, me and the old bear. Puoi cambiare posto, andare in un'altra parte. We make a little trade. Okay. And what? Ma lui senza un occhio? Each other's blood mostly. Sono fratelli di sangue, quindi. Sounds like a losing proposition. Beh. Oh, well, I'm sure it will be. For one of us. Che sei tu, però. Ah, dici che sono l'occhio nero? Sì, tu, sono io la diga. Donna. The main reason I'm out here is I'm looking for. Ah, giusto! La nostra amica, figlia, moglie, non si sa chi è. Mi ero dimenticato della main trama. A woman. She may have passed through here a few days ago. Potrebbe essere ferita. What makes you think she came through here? Ma che domanda è? She passed through the tunnel leaving Milton. Ok, then l'hai vista, sì o no? Cioè, non ho capito. I'm not sure. Well, the roads from Milton don't lead this way. Ah. Wherever she's headed. No, dobbiamo valicare di nuovo. Sì, ex moglie, però non lo dicono esplicitamente. O sì. I'll do whatever it takes. You won't get far with that bear on the prowl. What we need is to get my radio up and running, so we can find out what the hell is going on. Maybe someone out there has seen your friend. Okay. È inizio gioco? No, si capisce dalla storia dell'anello, certo, però non lo confermano. Che cazzo ne so, magari lei è un elfa, noi un umano, e la storia dell'anello c'entra con qualcos'altro. Oh, finché non dicono... Parliamo dei dintorni. Can you tell me anything about where we are? Well, this whole area is Mystery Lake nearby. Okay. It's kind of a wilderness preserve. Though you wouldn't know it from the logging trucks. Not much around. Fino prova contraria è fantasy. Oh, finché non mi confermano che non ci sono draghi, per me trains come through once in a while. Fewer every year. Area is mostly dead most of the year. You sound like you like it that way. Yeah, I sure do. So per me ci sta provando. Are there people living out here? You gotta understand, the collapse destroyed Great Bear. There's nothing here to stay for. Scusatemi. Grazie Luca per gli 11 mesi. Or someone. And you, why are you here? I have my reasons. Bello, che bello che non ci dice niente nessuno mai. Ah, eh? Sì, mi ricordo. Who are the forest talkers? I parlatori della foresta sono. Ecco, terroristi. Cosa? C'è chi li chiama attivisti. No, allora calma. Cos'è che sono? Well, they've been active for years. Ma scusami, perché degli attivisti non vorrebbero che qualcuno utilizzi una centrale idroelettrica? È energia pulita? They want Great Bear to remain a pristine wilderness. Natura incontaminata. Don't sound like you agree. Ah, perché non vogliono proprio la centrale elettrica. No love for industry. But this is the way of the world. You have something they want. Perché sì, va bene? They take it. Nothing much you can do to stop it. Well, judging by what I saw in the dam, I'd say the forest talkers are still active. Well, that's good news for you. Keep your eyes open for supply caches they might have left behind. No, no, non sono attivista, non so. Inquinamento visivo. Ma, boh, una centrale idroelettrica, secondo me, sì, schifo non ricordo. Fa. Ingegneri, i criceti generano più energia, forse. Ma non credo, però grazie. Vai. The woman I'm looking for. She might be on her way to a place called Perseverance Mills. You know it? Yeah. Shit nothing town, north part of the island. Sounds about right. Yeah, I know it. Mai una risposta diretta, mai. My passenger and I.
when we crashed. I need to find a way to get there, or contact her. See if she's all right. Ma tanto non la troviamo. Sure she's alive. Yeah. Sti come la tira lui. Well, normally I'd make some calls on the old shortwave. Normalmente. Damn quiet since those lights in the sky. Luci nel cielo? Wildlife's acting strange. Attenzione. I'd have an idea. Non è fantasy, è sci-fi. Grazie a Red per i 4 mesi. E allora sottofondo è quelli che ti hanno fatto cadere. Ah, sì, mi ricordo. What do you mean the wildlife's acting strange? You live out here long enough, you get a sense for the patterns in nature. Ok. E adesso cosa fanno? Giocano a scacchi? Patterns are broken. Critters aren't behaving the way they should. It's like they're spooked or something. No. Not spooked. But changed somehow. Best way I can say it is things don't feel right. Secondo me, sapete cosa? Lui ha visto un lupo che si è aperto così. A metà. Coi denti. Per quello dice che sono cambiate. C'entra l'ombrella, quindi. You said you had an idea. What do you have in mind? Well, it's a long shot. But I may know how we can find out about your friend. Ah, alla fine di un dialogo lunghissimo, finalmente dice: cazzo, sì, forse conosco qualcuno. I use it to keep an ear open for what's going on. So how do we get the radio working? Ah, sì, mi ricordo. I can see why it shouldn't be working. Well, what about more parts? Or another radio? We might find another radio. But I think I have a better idea. Problem is, it's no use with the old bear out there. Your path to a working radio and our survival. Perché devo passare dall'orso? Scusa, cosa c'ha un negozio l'orso? C'è un negozio di radio. Devi passare dall'orso. Vabbè. Mocca, buonasera Gattone, grazie per rischiare questo periodo molto long e molto dark. Rischiarare, perdonami, grazie mille. E Leonardo, il tuo cervello non pesa un chilo. Da troppo tempo non passa di qua. Grazie mille, Leonardo. Sono pronto. Sono pronto. Ok. Mi allontano così. So we have to deal with the bear. Ma che ci vuole? Basta sparare. You're half dead, and rifle shots don't seem to do much. Come li fanno soldati? Figa, se gli spari parecchio muore un orso, The old bear. He's special. È fatto di Kevlar. Che cazzo vuol dire che è speciale? I've shot a lot of bears. But I've never encountered anything quite like him. Vabbè, se lo dice lui. Need special magic to bring him down. Magic? Don't worry, I'm not delirious. I don't mean literal magic. Sa far funzionare la radio. Vabbè. The old ways. What do you have in mind? There's an old story. Local legend, maybe. About one of the original settlers. Che bella però questa place. Scena con lui che butta il fuoco. Spence. Story goes something like this. Spence shows up and sets up his claim shanty with his young family in tow. For generations, the family had been traders in the Hudson's Bay Company. Old voyageur stock, they say. Hard people. Figo. Survivors. One day, a bear shows up and menaces the homestead. Spence takes a shot at the bear, but it doesn't seem to do anything. Bear wanders off, but Spence's wife. No, la moglie di Spence si ammala. Febbre da cavallo. Fever. For days, delirious. She screams about the bear. Il prete local doctor can't do a thing for her, neither can the priest. Perché il prete? Cosa c'è? Week later, a hired hand goes missing. And they find him. Just a body. Ma è un demone quest'orso. Spence fears for his wife and kids. He's convinced some evil bear spirit is trying to kill them. Revenge for some slight in the past, maybe. E lui, Spence. Something in the family history. Spence gets some men together for a hunting party. They go out into the muskeg and track something big for days. Lo trovano. Trovano loro, so attenzione. It's a big son of a bitch. Biggest bear they'd ever seen. Gli svuotano il caricatore addosso, l'orso se ne va, come se fosse fatto di pietra. L'orso del demonio! Massa.
They call it the Demon Bear after that. Wife's dying now. Spence believes the bear's evil spirit is killing her, eating her soul. He can't get anyone to join him on another hunting party. They know rifles don't work. No, i fucili non funzionano. So he forges a spear. Perché? Ah, si fa una spear. Ma lancia la cinghiale, ma più grossa. From some old Hudson's Bay trapper's wisdom, apparently. He goes out into the muskeg, disappears for days. Non si vede per giorni. And then one morning, un mattino la moglie passa la febbre, ma non ci sono notizie di Spence. Alcuni uomini vanno a cercarlo, lo trovano mezzo morto, coperto di sangue, quasi squarciato in due pezzi, opera dell'orso. Però l'orso è morto. Ciao Gabriel. La lancia ha rubato l'anima dell'orso, mia moglie è libera. E poi muore. So, did he kill the bear? Nobody knows. Never found the carcass. They buried Spence, took the spear back and hung it over the mantelpiece in the Spence homestead. Never saw that bear. Quindi devo trovare una lancia gigante? Again. Per orsi giganti? Years later, after the Spence family faded to obscurity, wealthy land baron bought the spear to hang in his hunting lodge. Just so he could tell that story, I imagine. So, do you believe it? The story of the demon bear and the spear stealing its soul? Certo che ci crede. Un montanaro? No, non ci credo. Of course not. Non ci credevo neanch'io. I might spend all my time alone in the wilderness, but I'm not crazy. Non sai fai. But the old stories sometimes have truth hidden in them. Spence might have been superstitious. Non serve una lancia grande, ma una grande lancia. 10 inches of cold, hard steel might do what a bullet can't. Va bene. I'm convinced. A spear's the way to kill perché, that bear. Ma che cosa vuol dire che devo trovare la lancia ammazza orsi di Spence? The old hunting ma figa, ma... Couple of days journey south. Va bene. Follow the tracks the other way, through the musket, and you'll find it. If the spear's there, get it. It might be our best hope. Ma secondo me è un'idea di merda. Basta continuare a sparargli finché non muore. Ok. Per carità, va bene. Ma che missione incredibile. Dobbiamo trovare la lancia. Ammazza orsi gigante. Assorbi anima. Non credo alle storie. Però se trovi la lancia incredibile per ammazzare l'orso è meglio. Boh, va bene, va bene. E si sono fatte le 22, così. Che bello, dai, domani andiamo avanti a cercare gli orsi. Nuovo salvataggio. Alla ricerca della lancia. Ah, niente. Rosie, caro gattone, questo 2021 non sta iniziando nel migliore dei modi su molti fronti. Posso chiedere una benedizione per un po' più di serenità e tranquillità? Grazie per intrattenerci sempre, ma assolutamente sì, un abbraccione forte, forte, forte e grazie, Rosie. No, niente recupero tempo cacca, sai perché, man? Perché ho... in realtà me la sto tenendo. E che non volevo fare un secondo momento cacca. Devo fare una remastered. Ok? Allora, io quasi quasi domani mattina andrei avanti ancora con Mario, perché tanto a questo punto ormai siamo già a mercoledì. E, non voglio iniziare una serie così già a metà settimana, che è una rottura di coglioni. E basta, andiamo avanti domani. Andiamo avanti con Mario, vediamo, proviamo, allora, voglio provare per la prima volta a finire un Mario al 100%. No, no, dopo Mario abbiamo già l'idea di Subnautica, in realtà abbiamo anche Valheim, volendo, però per adesso io volevo fare Subnautica. E...